Sei giorni in un'unica puntata di E Pro Die. Sei giorni. Oggi grande apertura dell'Expo Mare, noi siamo in compagnia del presidente Gianluca Casula, consorzio Coast Sardinia. Questo è il terzo evento, anche questa è nata, abbiamo iniziato bene, nel modo giusto, siamo pronti per questi sei giorni di fiera, siamo contenti, siamo soddisfatti anche del lavoro fatto. Lei pensa che si proseguirà col successo anche delle altre fiere? Sì, pensiamo che questo sia l'inizio di un lavoro che proseguirà negli anni. Siamo ben felici di portare avanti questo tipo di iniziative per il territorio, per Olbia, per noi stessi, per crescere. Siamo soddisfatti, pensiamo di avere un futuro, sperando che le autorità ci diano una mano nel trovare delle aree adatte a questo tipo di eventi, perché stiamo crescendo, quindi abbiamo bisogno di grossi spazi e di strutture, diciamo, diverse da queste che abbiamo noi. Noi abbiamo parlato di tre fiere, questa è l'ultima, durerà sei giorni, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, ma finita poi questa terza fiera, lei pensa che col vostro consorzio vi darete da fare per organizzare qualche altro evento di questo tipo? Sì, abbiamo in cantiere altre due operazioni da fare, due eventi, pensiamo di portarle avanti entro la fine dell'anno, qualcuno lo proporremo d'estate, adesso stiamo giusto individuando le aree dove destinare la struttura, destinare questo tipo di eventi, pensiamo di portare avanti due, come dicevo prima, due manifestazioni per chiudere l'anno in bellezza. Finalmente ad Olbia iniziamo una serie di fiere che puntano su alcuni settori particolari e credo che tra le particolarità della nostra isola e del nostro, diciamo, magnifico golfo, sicuramente la nautica la fa da padrona. Sette ragazzi che si sono organizzati con delle fiere particolari, ho visto grande movimento non solo da parte degli olmesi proprio qui in questo molo. Ma finalmente sette piccole attività produttive, sette piccoli imprenditori che raggruppano le loro forze e riescono a fare una grande manifestazione. Credo che l'adesione che hanno avuto dai vari settori della nautica sia a testimoniare che questa è una fiera attesa e che sicuramente avrà una grande partecipazione. Olbia è matura per avere un centro fieristico importante, polivalente, un centro dove oltre alla nautica, oltre l'edilizia, oltre tutti i vari settori che possono essere il sughero, il vinicolo, agroalimentare, possiamo gestire delle manifestazioni ad alti livelli. Ormai Olbia è una città leader in Sardegna e deve avere il suo polo fieristico per poter gestire e aprire, come già geograficamente, la porta al resto dell'Italia. Ma quali sono i lavori dell'Expo Olbia per la Gallura? Allora, abbiamo adesso i primi di maggio a Barcellona, dove per l'ennesima volta andiamo tutti uniti con i comuni e portiamo la Sardegna, la Gallura e la Costa Smeralda, perché è molto più facile essere identificati nel mercato mondiale, perché è una competizione spaventosa, sono tutti lì con i coltelli fra i denti ed è vero che ritagliarsi uno spazio è molto molto difficile, però noi lo stiamo facendo. Questo weekend di Pasqua ha avuto un esito molto positivo e probabilmente anche un po' è dovuto a questa immagine che stiamo portando positiva del nostro territorio.